forindustry.tv. Le vie dell'attuazione dell'industria 4.0 nel comparto manifatturiero in Italia. Di questo si parla al cantiere della Next Manufacturing Revolution promosso da Business Conference Lab. Carlo Müller, 3M. Prima diceva l'industria 4.0 non è più una scelta ma una necessità. Che significa? Che è una condizione sine qua non che serve per poter proseguire in una evoluzione che ormai fa parte del nostro sviluppo industriale. È un po' come una scelta tra un telefono normale e uno smartphone, non è più una scelta ma è diventata una necessità. Quindi che percorso è stato avviato in azienda? È un percorso che è partito tanto tempo fa ed è un percorso in continua evoluzione. È un percorso che oltretutto non si fermerà, è un percorso che tiene conto di un'integrazione a livello globale di quelle che sono le necessità sia a livello di footprint industriale, sia a livello di comunicazione logistica, sia di comunicazione con i clienti e con i fornitori. A tutti i livelli e a livelli non solo sistemici ma anche di pianificazione e di pianificazione di quelli che possono essere gli strategic plan in futuribilità nei prossimi anni. I benefici ottenuti e le criticità incontrate per strada? Benefici molti, soprattutto il beneficio principale è quello di riuscire a elaborare l'innumerevole quantità di informazioni oggi disponibili, che serve ed è utile per definire scelte prospettiche su quello che dovrà avvenire e gli investimenti. Le criticità sono tutte le criticità tipiche di un cambiamento, cioè soprattutto un cambiamento che avviene con una velocità che spesso non è compatibile con quello che è la formazione delle persone stesse. Quindi la grossa criticità è come mantenere le persone sempre focalizzate su un cambiamento che la tecnica offre più veloce rispetto a quello che è la dinamica normale a livello sociale.